Eccoci, ben ritrovati a tutti. Vediamo un po' se ci siamo, dovremmo esserci. Ok, allora oggi siamo in diretta sia su Instagram e anche su Facebook, sulla pagina Facebook. Ok, parlerò un po' in inglese e un po' in italiano, come al solito, per farmi capire. Intanto controllo se è tutto ok. Intanto, hi Instagram here. Hi guys. Ok, adesso vediamo anche su Facebook. Ok, bene, allora, ben ritrovati. Allora, questa è la prima masterclass del nuovo anno scolastico. Chi mi segue un po' da un po' di tempo sa che all'inizio di ogni mese faccio queste masterclass aperte un po' a tutti quanti. Quest'anno le faremo appunto sia su Instagram che anche su Facebook e poi manderemo anche la registrazione su YouTube dopo, mentre durante le altre settimane invece sono le masterclass sono aperte soltanto agli iscritti membership del mio portale didattico guitarlab.davidepannozzo.com. Ok? Passo un po' in inglese, un po' in italiano, così non scontento nessuno. Intanto voglio vedere se anche su Facebook è tutto a posto. Sto utilizzando un sistema nuovo, quindi voglio essere sicuro che tutto sia ok. Ok, guys, so I was saying this is the first Modern Blues Masterclass of the new year. So basically what I'm doing is doing a masterclass every first Tuesday of the week of the month. Okay, so open to everyone. While the other ones will be open just for the membership student of my academy. Okay, so feel free to check my academy on guitarlab.davidepannozzo.com. Ok, allora voglio intanto sto aprendo anche qui su Facebook, vediamo un po' se è tutto a posto. Ok, dovremmo esserci. Ok, so today we're gonna talk about a really interesting topic to me because I get many requests on this, so I decided to start the new year of our academy in this with this topic. Okay, so we're going to talk about how to play or get closer in the style of Jeff Beck. Okay, so it's gonna be interesting to me. So Jeff Beck, obviously, it's one of the most unique guitar player in the history of rock blues. So it's again, I'll show you some techniques to get closer and try to get that kind of sound, ok? Bene, allora, oggi appunto vi racconterò un po' di cosine che possiamo applicare. Non riesco a vedere i commenti su Facebook, quindi non so che cosa state scrivendo, ma vado avanti lo stesso. E poi li rivedrò comunque dopo e vi risponderò. Quindi, dicevo in inglese, oggi vi parlerò di come avvicinarci un po' allo stile di Jeff Beck, ok? Quindi è un po' impossibile replicare il suono, lo stile di Jeff Beck, perché Jeff Beck, come sapete, è uno di quei chitarristi un po' iconici che è davvero difficile, di cui è veramente difficile replicare lo stile, no? Però oggi vi mostrerò qualche trucchetto per riuscire ad avvicinarci a quel tipo di sonorità, ok? Quindi noi possiamo anche riprendere queste cose e riportarle poi nel nostro playing, nelle cose che suoniamo tutti i giorni, ok? Bene, allora, iniziamo con il primo punto che ho preparato per voi, ok? E diciamo che questo è un po' un punto cruciale per quanto riguarda il suono di Jeff Beck, perché
Tutti sanno che Jeff Beck suona senza plettro, ok? Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è incominciare ad abituarci a non utilizzare il plettro quando suoniamo e vogliamo ottenere questo tipo di suono, ok? So, first of all, let's try to play without a pick, ok? So just with fingers or our right hand. Okay, so this is really probably the most important thing if we would like to get closer to the Jeff Beck sounds. Okay, because the attack, the dynamic that you will create without pick is really really important. It's really really different. Okay, so at first maybe a little bit difficult. Okay, but after that, after the first after the first times that you will play without pick, it will be very interesting, ok? Quindi dicevo, all'inizio potrebbe sembrarvi un pochettino particolare come discorso, però ancora una volta, per suonare nello stile di Jeff Beck è veramente molto molto importante per cercare di ottenere lo stesso la stessa tipologia di suono, di attacco, no? Quindi è molto molto importante, ok? Allora voglio aprire da quest'altra parte così vedo se ci sono dei commenti, perché non riesco a vederlo sull'altro monitor. Ok, allora, prima cosa da fare è considerare innanzitutto le dita, ok? Mi inquadro anche dalla parte di Instagram. Considerare le dita un po' come se noi stessimo lavorando sulla plettrata. Che cosa vuol dire? Che se noi utilizziamo il plettro, noi andiamo verso il basso e verso l'alto, ok? Invece se andiamo ad utilizzare soltanto le dita, possiamo utilizzare pollice e indice, volendo anche il medio, ma quello lo possiamo utilizzare soprattutto per gli accordi, e quindi è come se andassimo verso il basso con il pollice e verso l'alto con l'indice, ok? So, let's think about our picking, ok? So, and let's try to transform our fingers just like a pick, okay? So we can play with thumb doing the downstroke, okay? Just like a downstroke, and the index finger with the upstroke. So it's like down up. So in that way, basically, we would have the same kind of structure that we would have with our picking, okay? So, first of all, let's try to do this, okay? So it's really, really interesting how we can get a different sound, but it's really interesting to get a different sound, different dynamic, but if we can use this kind of tip, it's not going to be too difficult, okay? So, again, with pick would be like this, okay? So down up, with fingers would be like this. Come se stiamo utilizzando la plettrata, ok? Ma utilizziamo soltanto pollice e indice, ok? Ok, possiamo anche un po' studiarla sulle scale questa cosa. Ok, we can use the middle fingers as well, especially when we have to play chords or triads, like. Sentite che è un po' diverso la faccenda, perché? Perché fondamentalmente quello che cambia, sto cercando innanzitutto di vedere un po' i commenti, se ci sono, sì, ce ne sono, poi vi rispondo dopo, comunque dovrei vederli più o meno in tempo reale.
In questa maniera quindi che cosa facciamo? Andiamo in qualche modo a replicare la plettrata, ok? Quindi la stessa suddivisione, ma utilizzando pollice indice, ok? Quindi questo è un bel esercizio da fare, ok? Quindi pollice indice, ok? Downstroke, upstroke, ok? Francesco infatti mi dice tipo Knopfler, esatto, più o meno quel tipo di discorso lì. Ok, benissimo, allora andiamo avanti. Altro punto importante è ovviamente l'utilizzo della leva, ok? Quindi ovviamente Jeff Beck suona con la strato, ok? Quindi questa è una cosa molto molto importante da fare. Jeff Beck ha influenzato un sacco di chitarristi, anche quelli più moderni, tipo Scott Henderson, Mike Landau, quindi è un punto di riferimento anche su questo molto molto importante. All'inizio, ancora una volta, come anche il primo punto che abbiamo trattato, la leva può essere considerata quasi un corpo esterno, no? Una cosa che non riusciamo troppo a gestire, ma poi con il tempo diventa un effetto diverso, no? Un effetto in più che possiamo andare ad utilizzare. Quindi lavoriamo sempre un po' in quest'ottica qui. Ok, so I was saying in Italian, another important part to get closer to the style of Jeff Beck, it's using the vibrato bar. Ok, so this is something really, really important to get that kind of sound, obviously. Again, as the first point that I showed you, that might be a little difficult, okay? So, but after a little bit of time, it's gonna be, it's gonna get very familiar, okay? It's gonna be another flavor that we can add to our playing, okay? Un esercizio che possiamo fare è proprio questo, cioè andare a lavorare su i semitoni, ok? Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare questo tipo di esercizio. Quindi suono con il dito, poi vado con mezzo tono indietro con il vibrato e poi vado sulla quarta corda. E poi volendo anche sulla seconda corda. Se andassimo a replicare il suono dello slide, ok? Vedete, è un po' quello la sensazione, no? Prendiamo qualsiasi diciamo lick che ha un semitono dalla nota di partenza in basso, ok, possiamo fare questo tipo di discorso qua. Ok, per replicare un po' il movimento dello slide, ok? Altra cosa è creare una sorta di piegatura, no? Dalla prima nota, dalla nota di partenza. Quindi ovunque siamo. E poi un bel vibrato verso la fine. This is a really nice exercise. I was saying in Italian, you can do like this. Okay, it's a kind of slide sound. Okay, so we need to think about slide. Okay, in a way. So you can do something like this. The end of the phrase. Okay, and you can
can hear even the Scott Anderson sound. Scott Anderson always says that Jeff Beck is a huge, huge inspiration for him. So something to keep in mind. Jeff Beck, it's something, it's one of those guy that influenced a lot of guitar player in the history. So it's really, really important to, you know, to understand his kind of playing style and trying to get something in our playing, okay, if we like that kind of sound, okay? Infatti Alessandro dice tanto anche Landau, un altro influenzato da Jeff Beck, assolutamente sì, bravo Alessandro. Ok, bene, allora andiamo avanti e andiamo invece a ottenere il suono giusto, ok? Intanto se ci sono domande scrivete, adesso vedo tutti i commenti, quindi scrivete pure che vi rispondo. Allora, un'altra cosa che possiamo fare invece è andare a lavorare sul suono di Jeff Beck, no? Ovviamente il rig di Jeff Beck non è facile da replicare, no? Perché un rig, soprattutto il rig dal vivo, è abbastanza impegnativo, però possiamo avvicinarci un po' a quel tipo di approccio, soprattutto utilizzando un po' i pedali che abbiamo anche noi a casa, ok? Cercando di andare a modificare un pochettino le regolazioni anche sul nostro strumento, ok? So let's talk about sound, okay? How to get the Jeff Beck sound. Obviously, Jeff Beck live rig, it's really, really vast, so it's not easy to get that kind of sound, but maybe we can try to work that out using some kind of pedals that we used usually, trying to get closer to that kind of influence, the kind of let's say that flavor, okay? So to get that sound, I used a distortion pedal, okay? In this case I'm using a Vertex dynamic distortion, and I really like to play with bridge pickup, okay, and trying to close the tone down, okay. In this way I'm gonna have a very close, very dark sound, okay, but again using fingers and using the bridge pickup, I'm gonna have the dynamics that I need without having a flat sound. That is our challenge, okay? So creating a sound with not that is not like a flat sound, not too close, okay? So it has to be really vivid sound, okay? Quindi quello che vi dicevo, in inglese, per andare ad utilizzare un po' questo tipo di suono possiamo utilizzare un distorsore. In questo caso sto utilizzando un Vertex Dynamic Distortion, e mi piace molto utilizzare il pickup al ponte in questo caso per ottenere questo tipo di suono. Quindi pickup al ponte, tono leggermente chiuso, per avere un suono che non è troppo chiuso, che è comunque vivo, ok? Quindi dinamico, non troppo chiuso, che però un po' ricorda quel tipo di influenza lì, no? Andiamo a sentire bridge pickup, toni chiusi intorno a 3-4, distorsione. Possiamo anche chiudere un po' di più. Ancora una volta, vedete, tutto con le dita. Ok, anche ovviamente la leva. Oppure anche la quarta posizione, quindi anche in questo caso
La quarta posizione è molto utile perché vi toglie un po' di hum, no? Legato al distorto. Una cosa importante quando andate ad utilizzare la leva è di non appoggiarsi. Questa è una cosa molto difficile da fare all'inizio, però diciamo che la difficoltà sta proprio nel portarsi la leva dove ci serve senza appoggiarci, perché altrimenti andiamo a avere un cambio di intonazione, ok? Quindi una cosa che per esempio spesso fa Jeff Beck è utilizzare l'armonico artificiale e poi andare a tirare, no? Ok, che è una cosa che spesso va a fare ed è molto interessante. Ok, quindi non appoggiatevi, ok, non appoggiatevi troppo e cercate di suonare molto leggero sulla leva e andare ad utilizzare la leva soltanto quando occorre. Ok, so I was saying in Italian, don't push the bar, otherwise you will lose the intonation of your phrasing. Ok, so you need to just move the bar whenever you are comfortable with, without pressing on it. Okay, so in this way you kind of keep the intonation, the good intonation, okay, and just add some flavor just when you need. Okay, allora andiamo a vedere un po' se ci sono dei commenti intanto su Instagram, vediamo un po'. Allora c'è Matt che mi chiede: ciao Davide, qualche consiglio sul legato e sulla posizione della mano sinistra? Ok Matt, adesso ne parliamo perché c'è un altro punto di cui voglio parlare, che è proprio legato a questo. Adesso ne parliamo. Intanto, hello from India. Hi guys. Anche qualcuno dice in portoghese: molto bella la versione di Six Was Nine. Thank you so much. I don't speak Portuguese, but I can't understand what you're saying. Thank you so much. Hello from Indonesia. Hi guys. Ok, vediamo se ci sono altri commenti di questo relativo a quello che stiamo dicendo. Ah, mia figlia Chloe sta mandando i saluti. Ciao Chloe. Ok, poi dopo se ci sono altri commenti vado a rispondere dopo. Ok, quindi Matt mi chiede su dei, dei mi chiede invece dei legati. Ok, adesso hi from Spoleto, ciao ragazzi da Spoleto. Adesso ne parliamo anche dei legati, invece vediamo un po'. Se ci sono domande qui su Facebook, Andrea dice il famoso pitch che mi hai corretto nel one to one. Esatto, benissimo Andrea. Ok, allora andiamo a parlare. Matt mi chiedeva proprio questo discorso sui legati, che si riallaccia un po' all'ultimo punto che volevo trattare, che è appunto l'utilizzo dell'hammer-on e del pull-off. Dico sempre che questa è una cosa molto molto importante quando vogliamo migliorare il nostro playing in generale, cioè fare molta attenzione a quello che è l'utilizzo dell'hammer-on e del pull-off. Perché questo? Perché spesso e volentieri ci concentriamo sulla mano destra, sul picking, ok? E poi tralasciamo ovviamente tutto il resto. In realtà, per avere la giusta dinamica, per avere
il giusto suono e anche, diciamo, il giusto, in qualche modo la giusta dinamica, no? È molto importante andare ad utilizzare anche legato ascendente e legato discendente. Poi Matt, ti mando magari un link, se mi scrivi in privato ti mando un link relativo a degli esercizi che potresti fare. Ho scritto un post sul mio blog e sono molto, è un esercizio molto utile per migliorare questa cosa. Però in generale il consiglio che vi do è sempre di articolare il più possibile sulla mano sinistra per creare degli ottimi legati, sia ascendenti che discendenti. Quindi Amerone è l'ascendente e il discendente è il pull off. Ok, il consiglio che vi do subito è cercate di spingere sull'Ameron, ok, mentre sul pull off dovete avere la sensazione di strappare. Spesso e volentieri si fa questo errore, cioè si alza soltanto il dito, invece bisogna proprio strappare. Ok? Perché vi dico questo? Perché nel momento in cui andiamo a togliere il plettro, possiamo aggiungere la dinamica, un sacco di dinamica proprio utilizzando l'Ameron e il pull off, no? Vedete, perché soprattutto il pull off, se fatto bene, ha un bell'attacco, sentite? Ok, non è questo. Questo è un errore comunissimo. Sentite, questo è un bell'attacco così. E anche l'Ameron. Quindi non abbiamo l'attacco del plettro, ma ce l'abbiamo sull'Ameron. Ok? Traduco al volo in inglese. So I was saying the last point would be trying to use properly Ameron pull off. Ok? Because without using peak, we're going to lose a lot of dynamics, right? So, if we use the right technique for hammer-on and pull-off, we're gonna take the same attack that we might have using picking, alternate picking, okay? So, the first advice that I would like to give you is to trying to force, okay, on the hammer-on like that, okay, push a little bit more than the usual. And the same thing with the pull off. You kinda wanna to pull off the strings actually, okay? So you don't have just lift up the finger, but you need to pull off actually the sound, okay? And if you do that, you're gonna recoup the attack that you're gonna lose without using pick, basically, okay? Vi porto anche un altro esempio, che è una cosa che faccio invece nel mio modo di suonare, che metto un po' tutto insieme le cose che vi sto dicendo, cercando anche di andare a replicare il suono dello slide, il suono della leva, attraverso i bending, quindi andando a tirare un semitono indietro dal punto di arrivo. Stesso discorso, quindi se lo faccio con lo slide con la leva, ok. Se lo faccio invece con le dita, ok, più o meno è lo stesso suono. Ok,
il discorso che possiamo andare a fare per cercare di replicare quel tipo di suono, quel tipo di approccio, ok? Che possiamo poi riportarci nelle cose che suoniamo. Jeff Beck mi ha influenzato sicuramente tanto, quindi queste cose sono un po' il sunto delle cose che ho un po' preso anche e che ho portato nel mio modo di suonare, insomma. Allora, se ci sono domande, sparate pure sia su Instagram che su Facebook. Intanto, se non avete ancora dato un'occhiata, andate a farlo se volete. La nostra accademia Guitar Lab, Modern Blues Guitar Academy, su guitarlab.davidepannozzo.com. Nel particolare l'opzione membership, che vi dà diritto all'accesso a tutti i corsi e anche a queste masterclass settimanali, ok? Aperte esclusivamente agli studenti membership, ok? Oltre all'accesso a diverse rubriche esclusive, quest'anno ci saranno un sacco di novità, tra cui anche qualche jam virtuale come abbiamo sperimentato l'anno scorso, e ci sono anche le nuove lezioni di gruppo e le one to one che potete trovare sempre sul mio portale guitarlab.davidepannozzo.com. Ok? Allora, vediamo se ci sono domande. Su Facebook vedo soltanto quelli più recenti, devo capire come fare a gestire questa cosa per la prossima volta, visto che ho cambiato un po' assetto video e audio. Vediamo un po' anche su, vediamo un po' su Instagram. Ok, Roberto ci dice perché non ci suona qualcosa di Jeff Beck. Buona idea, esatto. Adesso infatti volevo chiudere proprio con un brano di Jeff Beck. Ok. Allora, vi saluto infatti con un brano che io in genere suono dal vivo di Jeff Beck, che si chiama Brush with the Blues, in cui un po' vado ad applicare queste cose di cui vi ho parlato oggi, così vediamo un pochettino come poi applicare nella pratica tutto quello che stiamo dicendo, ok? Quindi questo si chiama Brush with the Blues. E poi ci salutiamo dopo.
The Blues by Jeff Beck. Bene, allora, se volete anche andare a vedere la versione che ho fatto, la trovate anche su YouTube, anche sul mio sito davidepannozzo.com. Tra l'altro è una versione live con Jeff, con Odds Noi, Willie, Sean Pelton, quindi è anche interessante, carina da vedere, ok? Bene, allora ragazzi, per quest'oggi è tutto, quindi se avete domande scrivetemi pure in privato qui su Instagram o anche lì su Facebook, ok? So if you guys have any question, please feel free to hit me up anytime here on Instagram, on Facebook, and again, check my Guitar Lab Academy, so on guitarlab.davidepannozzo.com, ok? And we see you guys next week. Okay, for the membership students, and for the first part of the next masterclass on the next Tuesday, I'm gonna do live streaming here on Instagram, and the second part will be exclusively for the students. But see you guys soon here on Instagram. Okay, bye. E con voi invece, con gli studenti membership, noi ci vediamo la settimana prossima appunto sul gruppo Facebook, ok? E con tutti gli altri ci vediamo invece il prossimo mese, all'inizio, il primo martedì di ogni mese, dove faremo altre masterclass aperte come queste qui, ok? So guys,
Thank you for watching as usual. Feel free to hit me up anytime. And I see you guys next week or for the students, and next month for everyone else. Okay, so I'm gonna do this masterclass open to everyone the first Tuesday of each month. Okay, bene ragazzi, allora grazie ancora di cuore. Se avete qualche domanda, scrivetemi pure e ci vediamo presto. Ok, ciao.